con Roberto Borghesi ci siamo conosciuti già in una fase più moderna, sennò qui stiamo solo a passare del passato, perché Borghesi nel collaborare con Domenico, con Realtà Nuova, con il CIS, ha introdotto le realtà telematiche, i primi siti erano gli anni 90, e quindi anch'io nella azione di Alleanza Nazionale ovviamente la realtà di internet cominciava ad affacciarsi negli anni 90, e quindi ecco, sennò qua sembra che stiamo parlando un po' la storia che tu hai ricordato e che ricorderò anche io brevemente, un po' la militanza politica, un po' i percorsi della natura, però diciamo Roberto, che non è certo un bambino, però diciamo nel campo del giornalistico, delle collaborazioni e dell'impegno non solo di natura territoriale ma anche appunto dei nuovi strumenti di comunicazione, ha caratterizzato la sua modernità e la sua intelligenza nella militanza. Io sono qui davvero per raccomandarvi uno sforzo per lui, perché poi al di là di tutti i discorsi Borghesi ha fatto un lavoro egregio, e prima Giubilo da politico esperto l'ha detto, tutti fanno una pubblicazione con quello che ho fatto, quante entrate Borghesi al municipio ha fatto tutto, quindi quante entrate ha fatto? 18.000, quanti interventi ha fatto? 15.000, quante riunioni ha fatto? 32.000, che ha fatto più di tutti, insomma, no? Quindi che deve dire, che mi deve dimostrare? Ha fatto un servizio per il territorio, perché questo io ne visco un libro, al di là della diciamo, sua forma anche snella per non essere diciamo di troppo lunga lettura, però è ricco di contenuti, quindi un libro è un atto di amore e di rispetto al territorio, di storia, e credo che sia un contributo utile. Io l'ho visto anche come un atto d'amore, nel senso che io invece di fare una pubblicazione per me, oltre ovviamente a beh, certo, piate pure i bigliettini stasera, non vorrei che poi distribuite solo volumi di storia, quindi bisogna anche scrivere il nome di Borghesi sulla scheda del municipio, insomma, questo ricordiamo, se no mica dobbiamo prendere il premio Nobel, è vero, se ce lo danno, insomma, tanto di quello non si rifiuta, però dobbiamo concorrere intanto per proseguire un impegno, e anche l'umiltà con cui Roberto si rimette in lizza, poteva anche certamente proseguire su altri scenari o su altre vicende, quindi io credo che sia una risorsa per il territorio, per le tante iniziative culturali, politiche, e quindi caro Roberto, hai fatto bene a, come dire, poiché la militanza e la qualità politica di Roberto Borghesi sono note, adesso sappiamo che lui, oltre ad aver fatto tante iniziative, è anche uno storico di questo territorio, e amare il proprio territorio è la garanzia migliore per rappresentarlo, ecco perché lo dovete votare, perché se lo merita, questo con convinzione penso andasse testimoniato. Tuttavia insomma noi riteniamo che la tradizione politica nella quale Roberto si iscrive e della quale fa parte, lo spirito di militanza con cui anche tutte queste fasi confuse, il candidato, il gazebo, abbiamo fatto tutte anche questa settimana, Roberto sempre con generosità si è presentato, e credo che questo insomma patrimonio di militanza debba andare avanti, debba essere rappresentato, perché poi è quello che sa raccogliere storia, cultura, e servirà anche a dare sostanza a un progetto politico che deve proseguire. Noi però ci siamo stati in tanti momenti, non in tutta questa storia, perché pure se c'erano tanti anni di militanza non c'eravamo ancora quando hanno dedicato il ponte o quando il Monte Sacro ha vissuto pagine di storia, però ci saremo anche domani, noi vorremmo che ci fosse anche Roberto Borghesi in prima fila, voi che lo conoscete, che lo stimate e che oggi avete anche modo di apprezzare anche questo suo ulteriore atto di vero amore per la politica, per la militanza, ma anche per la cultura e per la conoscenza, perché se non c'è una base di conoscenza, di storia, poi diventa come dire un modo di arrampicarsi sugli specchi o di essere opportunisti. Invece Roberto è una persona di fede e sono sicuro che tutti quanti lo aiuteremo a proseguire insieme a noi questo cammino politico. In bocca al lupo a tutti.